Ciao a tutti, benvenuti, bentornati al nostro solito appuntamento di Destination Remax. Scopri Remax un broker alla volta. Vedo che siete già collegati in molti. Oggi abbiamo fatto anche una cosa nuova, abbiamo provato a programmare la diretta e questa cosa magari vi ha ricordato che stavamo per iniziare. Come sempre io vi ricordo un po' come funziona il format, vi presenterò il broker, vi farò alcune domande. E voi stessi, se volete, potete fare le vostre domande, come vedete nel sottopancia, e al termine magari faremo appunto qualche domanda al nostro ospite. Chi è il nostro ospite di oggi? L'ho presentato. Chi è in Remax lo conosce sicuramente, magari però non conosce bene la sua storia, magari prima di ottenere questi grandi risultati. Chi invece non è Remax, gli consiglio magari di ascoltarla, perché sicuramente un broker da ascoltare, un professionista da cui imparare e prendere spunto. Vedo che intanto iniziate a collegarvi e a scrivere. Vi ricordo che se volete far vedere il vostro contatto, nome, la foto, dovete autorizzare StreamYard dando l'ok, quindi in fondo al testo di questo video lo vedete. Non perdiamo troppo tempo, diamo subito il benvenuto al broker dell'agenzia Remax Class, Raffaele Bisceglia. Eccolo qua. Ciao Luca, buongiorno a tutti. Bene, Ciao Raffa, come stai? benissimo. Tu? Tutto Sempre bene, in tutto bene. forma, Sempre in eh? forma. L'iniziativa stai avendo grande successo con questo Ti format. ringrazio, ti Grazie ringrazio. per avermi invitato, sono Grazie a te. onorato di far parte di Ma questa ci iniziativa. mancherebbe altro. No, no, grazie a te, so che sei molto impegnato come tutti, tu poi hai tante agenzie, hai tanti consulenti, quindi immagino che dedicare 45 minuti, un'oretta a qualcos'altro, però insomma, so che sei bravo ad organizzare il tuo tempo, quindi riusciamo Non a farla, dai. potevo Sono grato esimermi. anche con te. Io nei vari post di presentazione ho già tessuto le tue lodi. Ho detto che sei da una vita che sei in Remax, primo consulente. No, Troppo buono, troppo generoso. è tutto meritato. Ascolta, vuoi raccontare un po' la tua storia? Chi sei? Sì, chi sono? Sono Raffaele Bisceglia. Ormai questo è il mio 20° anno in Remax, ma come tutti gli agenti immobiliari ho iniziato a fare questo lavoro per caso, quindi nessuno nasce con quel sogno, no? E ho iniziato a fare prima il consulente nel 99-2000, l'ho fatto per 5 anni e poi nel 2006, nonostante il mio diploma di perito aeronautico del traffico aereo, ho aperto la mia prima agenzia in quel di Cornaredo. E adesso sono 15 anni che sono broker, è il lavoro per me più bello del mondo, grandi soddisfazioni, grandi crescita, penso di amare Remax oltremodo e quindi sono qua. Questa azienda mi ha cambiato la vita, sono molto grato a Remax, presidente che portò questa mongolfiera in Italia e quindi faccio questo lavoro con passione, sono molto contento. Bene, io conosco bene la tua storia anche prima ancora che tu diventassi un agente immobiliare perché mi capita spesso di accompagnare qualche prospect, come chiamiamo noi, quindi qualche professionista che sta valutando di entrare in Remax, a parlare con te, a dialogare, vedere la tua struttura, quindi conosco bene la storia e mi piace anche parecchio. Abbiamo già avuto modo di raccontare che cosa vuol dire fare una Remax Experience, quindi accompagnare le persone, quindi evito di ritornarci. Prima di fare l'agente immobiliare, però tu c'è stato un motivo che ti ha spinto a fare l'agente immobiliare, mi ricordo che lo racconti sempre. Quale? Che tu non facevi mica, non eri mica nei mutui, o Ah, facevi le pratiche, ma gli altri guadagnavano di più di te? sì. Allora, la verità è che io ho iniziato subito dopo il diploma a fare questo lavoro in un'agenzia indipendente, non era un franchising, ma purtroppo in quel momento non ebbi la possibilità di crescere. E quindi dopo poco tempo cambiai e per circa 6-8 mesi
il mio lavoro era quello di mediatore creditizio, fu quello di mediatore creditizio. Quindi in quella breve parentesi, una volta conclusa la pratica del mutuo, dopo aver convinto l'agente immobiliare, il cliente, il perito, la banca, il notaio, le mie provvigioni erano irrisorie e un agente immobiliare guadagnava molto di più di me. E allora decisi di tornare a fare l'agente immobiliare dopo un anno che un signore continuava a dirmi di entrare in Remax, ma Remax 20 anni fa era quasi sconosciuta al pubblico, quindi per me fu una scommessa. E quindi entrai in Remax e poi vabbè, la mia carriera di agente immobiliare prese un'altra direzione, fino a quando poi nel 2006 decisi di aprire la mia agenzia e di fare qualcosa di diverso, ecco. Ecco, allora, intanto salutiamo chi inizia a collegarsi, chi comincia anche a fare un po' di complimenti a Vincenzo Cambareri, Andrea Maria Rossi, ti saluta e ti manda un abbraccio anche Antonello Careddu. Purtroppo non si vedono i nomi perché non ho autorizzato, però li vedo io. Sì, io non li vedo, però tu dimmi i nomi che li saluto tutti. Io ti dico i nomi e dopo ricambiamo tutto. Poi nel frattempo si stanno anche collegando, comunque c'è anche Alessandro Lanzarini. Grande Ale, Bologna. Sì, presente anche lui sempre. Come mai hai voluto passare dall'altra parte, quindi da consulente a broker? Cos'è che ti ha spinto a... Ma in realtà il mio vecchio broker, Sergio Di Tommasi, diceva: tu sarai un grande broker perché nell'ufficio svolgevo anche ruoli che andavano oltre la figura del consulente, quindi portavo molte persone in Remax, facevo degli eventi, ma probabilmente volevo dare una mia idea, una mia indicazione, una strada diversa, perché comunque volevo alzare anche il livello delle agenzie immobiliari, per questo che la mia agenzia si chiama Class, quindi degli uffici diversi, un'area riservata, la saletta indipendente, la cortesia, la gentilezza, l'educazione prima di tutto, quindi volevo un'agenzia immobiliare di un livello un pochettino diverso, sia come competenze che come servizio. Quindi da qui decisi di aprire con Class, con questo nome, e di elevare il servizio. Però fu una grande strada in salita. L'inizio fu non difficile, di più. Ho cercato anche di saltare all'inizio, quindi non è facile. Ecco, uno degli aneddoti belli, quando chiacchieriamo, che mi avevi raccontato anche com'era nata l'agenzia proprio fisicamente di Cornaredo, che mi ricordo che eri partito da un ufficio, poi piano piano non ci stavi più. E quindi avevi... Ai tempi lo sviluppatore era Giuseppe Favale, lo sviluppatore di Remax Italia, e a Rho non si poteva aprire perché c'era già un'altra Remax a Rho. E quindi lui mi disse: vabbè, ma c'è Cornaredo, io abito a Cornaredo, è carino, era un paesino di 15.000 anime e c'era questa vecchia ferramenta nel comune, proprio in piazza, in centro. E io aprii con queste tre vetrine che sembravano enormi e in realtà erano 75 metri. E oggi il nostro ufficio più grande sono 600 metri quadri, quindi la crescita fu veloce. E quindi in un box con un isolamento in polistirolo e un pavimento rifatto, prendendo delle scrivanie all'IKEA, e avevo le persone del box e chi veniva a trovarmi diceva: ma come fa questo qua a lavorare così, no? Però quando c'è il sogno, quando c'è il progetto, quando c'è la passione, Remax rappresenta questo, si riesce anche ad avere persone nel box. Durò poco perché poi lo sviluppo ci fece crescere, quindi piano sopra, poi l'altra apertura, poi Legnano, poi ci trasferimmo a Rho, insomma la strada fu in discesa. Ma a parte che giustamente, come hai detto tu, il mercato immobiliare era un altro periodo, ma soprattutto era un'altra Remax, perché continuiamo a dirlo, in queste destination, anche parlando con Dario, salta sempre fuori che logicamente 18 anni fa era tutto diverso. Le difficoltà più grandi che hai incontrato, quali sono state? Da broker io parlo.
Beh, da broker calcola che io fui uno dei broker più giovani di sempre, perché il contratto lo firmai a 25-26 anni, e a 26 anni convincere quelli più grandi di te a credere in te si fa fatica, no? Quindi qualcuno diceva che ero ragazzino, che si era montato la testa, che pensava di essere. In realtà io avevo un sogno, avevo un progetto, avevo una passione, una motivazione forte che comunque tuttora mi spinge a fare qualcosa di continuativo. E quindi reclutare, convincere le persone che devono scegliere di venire a lavorare con te e anche a pagarti una quota ogni mese, un'affiliazione, mentre gli altri davano un fisso, tu invece devi pagare per lavorare in Remax. E Remax non era quella di oggi. Quindi non aveva 400 agenzie, 4.000 agenti. Era un bel logo, un bel marchio, ma capire poi cosa c'era dietro non era così scontato. Non lo è tuttora. Quando voi andate a fare sviluppo, entrate nelle altre agenzie e vi dicono: ah, no, il franchising, siete tutti uguali, no? L'hai mai sentita Anche questa cosa? ieri ne ho fatti 5, mi hanno risposto in due così, e uno mi ha detto: siete voi che dovete pagare me, quindi In siamo realtà, qua. quando dicono che siamo tutti uguali, mi offendo, perché Remax è unica al mondo e non c'entra niente, con tutto rispetto per tutti, ma non è il franchising tradizionale. Sì, a volte devo dire la verità che a me fanno un assist quando mi dicono: ah, ma voi siete un franchising, io franchising ne sopporto, fantastico. Se non sopporti come franchising, sappi che noi siamo l'esatto opposto. Infatti, che non è una frase di fatto, ma è la realtà, è proprio la verità. Quindi, diciamo, la difficoltà iniziale era un po' scontrarti con la differenza di età e di Sì, esperienza. la difficoltà economiche, perché comunque aprire una Remax voleva dire fare dei finanziamenti, voleva dire arredare degli uffici, creare molte postazioni, quindi non è l'agenzia di 20-30 metri quadri, ma devi predisporre una crescita, devi fare un progetto, devi avere un business plan, devi fare un'infrastruttura, gli arredi, cioè ci sono vari costi. E io avevo 26 anni, quindi colloqui su colloqui, porte in faccia, no, eccetera, ma cosa stai facendo? Avevo anche dei consulenti che mi avevano seguito, che mi dicevano: ma no, ma ce ne stiamo da soli, facciamo il nostro marchio. E in realtà la mia fedeltà a Remax non è stata mai messa in discussione. Ci sono stati momenti facili, difficili, difficilissimi, ma questa azienda ha cambiato la mia vita, io l'ho cambiata a oltre 100 persone. Quindi, Grande, complimenti ogni qua. volta che vedo Dario, gli dico: Dario, grazie, continua così, non cambiare mai, assolutamente. Ascolta, prima di passare, facciamo qualche saluto e ti leggo anche qualche messaggio di complimenti. Allora, fammeli vedere tutti, erano arrivati qua. Ecco qua. Allora, chi ti saluta è Rita Gargani. Abbiamo firmato da poco un contratto, quindi una neo broker ha iniziato a fare in settimana il Benvenuta. Ho nostro, quindi poi dopo ti dovrò parlare che ti vuole conoscere di fatto la persona. scelta giusta, sicuro. Sicuramente. Addirittura dice che serve il Frank Hub, addirittura. Pier Nicola Matricardi, lo conosci. Ci fai campioni e sarà uno dei prossimi intervistati, quindi intanto spoiler subito. Giuseppe Condorelli, che anche lui lo conosce da una vita, siamo in tanti. Pascarella, c'è Famagosta, si stanno collegando parecchi. Ascoltami, poi dopo andiamo avanti, dai. Arriviamo un po' agli ultimi 2 o 3 anni dove la crescita c'è stata, quindi tu sei passato da un'agenzia e adesso ne hai 5 o 6, giusto? Sei, Sei perché anni, ecco, 6 agenzie. la settimana prossima apriamo ufficialmente, tagliamo il nastro. L'inaugurazione poi sarà fine ottobre-novembre, però in quel di Olgiato-Lona apriremo con i big team, Turconi, Cassarino, Pianura, Pasquini, la nuova agenzia, l'ultima nata. Ma non ci fermeremo qua, perché l'idea di sviluppo è poi ampliare. Sei già pronto a Gli firmare, sprego le mani. eh? Sì, perché è assurdo, però nel mio concetto di ufficio Remax, ok, di consulenti performanti e preparati, la figura del broker deve essere sempre meno rilevante.
so per dire una cosa forte, però se tu metti persone di qualità, persone di livello, di competenza, di esperienza, Raffaele Bisceglia o il broker in questione serve sempre meno. Quindi questa è la mia vision. Quindi quello che hanno fatto altrove è replicabile. È ovvio, devi mettere persone di qualità. Ecco, dicevamo appunto che ha avuto una crescita importante in questi anni. Se dovessimo ragionare in termini di reclutamento, che appunto hai, avuto, hai fatto tanto reclutamento, secondo te questa crescita esponenziale a livello proprio di persone reclutate è dovuta al fatto che diventa tra virgolette più facile reclutare quando hai già tante persone, quindi cominci ad avere una squadra numerosa, oppure è dovuto al fatto che ti sei organizzato con un recruiter manager, oppure entrambe? E dietro, diciamo, una crescita, un successo, c'è sempre una serie di motivazioni, non è imputabile solo ad una scelta, ad una strategia, è l'insieme di tante azioni che poi porta al risultato. Quindi io da un anno e mezzo circa ho una recruiter, e ne avevo provata prima una, non andava bene, poi l'ho cambiata, adesso con me lavora Deborah, una ragazza molto in gamba, sta avendo buoni risultati, ma non sono immediati, ci vuole il tempo a formarla, a prepararla, motivarla, eccetera. Sicuramente avere così tanti consulenti bravi e di livello fa da cassa di risonanza, è inevitabile, no? Le persone non sono sceme, si chiedono ma come mai lavora lì Pianura, lavora lì Dell'Acqua, lavora lì Carugo, lavora lì, come mai? Come mai anche loro? E quindi a parità di prezzo, se hai tanti agenti bravi è un po' più facile. Quindi prima il reclutamento lo facevi tu, adesso diciamo che la prima parte la fa Deborah, quindi il primo colloquio, il primo contatto telefonico viene fatto dalla recruiter. Se la persona supera diciamo il primo colloquio, il secondo colloquio intervengo io e c'è anche la presenza del broker. Chi è che tra virgolette non passa allo step successivo? Cioè, nel senso, immagino che tu avrei delineato alcune skill che deve avere il tuo... I paletti, ovviamente ci deve essere una motivazione tale per cui una persona si mette in discussione, ci deve essere un livello minimo di studio, un diploma, ci deve essere la possibilità di avere un tempo di autonomia economica, perché il nostro lavoro non ti porta a un guadagno immediato, magari ci sono dei mesi di formazione e quindi una persona deve essere capace di sostenersi economicamente per i primi mesi, deve essere motivata, deve essere diplomata, automunita. Non è facile, sennò tutti farebbero gli agenti immobiliari e invece no, dal di fuori sembra un lavoro stupido e facilmente replicabile, invece in realtà quelli che poi fanno questo lavoro e lo fanno da diversi anni non sono poi così tanti. Ho capito. Abbiamo detto cosa non diciamo cosa scegli, quindi le caratteristiche che non deve avere teoricamente il tuo consulente ideale. Nella tua esperienza, ma anche e soprattutto per il fatto che tu sei stato un consulente immobiliare, quindi sei stato dall'altra parte, se dovessi dare un consiglio ai broker che ci stanno ascoltando o a chi volesse fare il broker, secondo te cos'è che un broker non dovrebbe fare? Quante ore hai? Allora, quello che dico sempre, la mia fortuna, il mio più grande pregio è aver fatto il consulente immobiliare in Remax prima di diventare broker. E alcune cose, se non le fai, se non passi attraverso quel canale, poi fai fatica a capirle, a comprenderle. Un broker cosa non dovrebbe fare? Innanzitutto non dovrebbe vendere. Non dovrebbe vendere, non dovrebbe avere un team di vendita, non dovrebbe essere in nessun modo legato alla produzione dell'ufficio. Ovviamente capisco che per chi sta aprendo un'agenzia e chi fa l'agente immobiliare è fondamentale vendere per i primi mesi, per i primi anni, ma un conto è vendere per i primi 2 o 3 anni, un conto è vendere per tutta la vita. Quindi non puoi essere
un concorrente di un tuo cliente, perché i clienti del broker sono i consulenti. Ma se io mi mettessi a vendere immobili a Rho, dove sono conosciuto, farei sicuramente concorrenza ai miei clienti. Quindi già da qui, ma non vendere vuol dire non fare neanche un team di vendita. Cioè non è che dico non vendo io, però tutti i miei immobili li passo a Stefano perché me li vende lui, no? Cioè cercare di usare con meritocrazia il sistema delle segnalazioni, quindi bene o male dare un po' a tutti ciò che merita, ciò che quelli che meritano un po' di clienti. Un'altra cosa da non fare è quella di non essere diciamo capo, ma essere leader, è quella di trasmettere ma dietro le quinte, quella di non stare mai sotto i riflettori, ma di far salire loro, di essere loro all'interno del mercato immobiliare. Quindi convenzioni, segnalazioni, tutto ciò che arriva di passivo, chi lavora con me lo sa, io giro a loro. Quindi, ma poi ci sono tante altre cose, tenere i costi bassi, sì, utilizzare le economie di scala per gli acquisti, per i fornitori, cercare di portare a loro servizi, strumenti innovativi, dargli migliore di abilità, magari avere più strutture, dargli la versatilità di poter operare, dargli supporto. Cioè mettere le condizioni possibili per poter lavorare e produrre fondamentalmente. Guarda, oggi ero proprio oggi a pranzo con uno dei miei più importanti team, aveva un cliente importante, erano degli operatori immobiliari su Milano che fanno trading, comprano, vendono, e io sono stato con loro a pranzo perché aveva la volontà di avermi come supporto in questa trattativa, ecco, in questa partnership. E io faccio questo. Come siamo sentiti telefonicamente, mi hai detto che stavi andando a chiudere un accordo che alla fine, più che altro, tornava comodo a loro. Sì, stiamo concludendo un accordo con degli amministratori di condominio, per 1000 condomini su Milano, per dare la possibilità di mettere in vendita immobili prima che vadano online. Ecco. Ci sono diverse cose che io faccio per loro, e realmente per me, chi mi conosce bene lo sa, il consulente è al primo posto, ma non solo con le parole, proprio nei fatti. Chi lavora con me ha ben chiaro questo aspetto. Il mio problema è solamente il tempo, perché io sono uno e siamo in 110-115. Quindi... Ecco, mi collego giusto a quello, perché appunto abbiamo detto che tu hai 6 agenzie, hai oltre 100 consulenti. Io credo che, per come ti ho conosciuto io, una delle tante tue doti e qualità, poi magari mi sbaglio, correggimi tu, ma sia quella di delegare. Comunque sia non voler accentrare tutto su di te, ma comunque sia delegare. Quindi magari determinati compiti che possono essere, da quello che so, insomma, o la gestione delle agenzie, o magari il marketing, o magari qualcosa. È corretto? È così? Sì. Allora, io per scelta, o non lo so, per come sono altre cose nella mia vita, non ho mai amato le società o le fusioni, quindi ho sempre deciso di gestire al 100% class, ma da solo non sarei potuto arrivare a certi numeri. Quindi ho scelto delle persone di mia fiducia, ho diviso il nostro lavoro in comparti, e alcuni dei miei collaboratori del settore dell'azienda seguono a parte il loro lavoro di consulente immobiliare o di team leader altre funzioni. Quindi ho il consulente che si occupa dei fornitori, ho il consulente che mi segue la comunicazione media, ho il consulente che segue la gestione delle pratiche, la registrazione dei contratti. E queste persone sono pagate per svolgere anche altre funzioni. Ok. La delega è fondamentale, altrimenti non ci può essere crescita. Allora, sono arrivato un paio di domande, se vuoi partiamo. Tra l'altro le fa uno che conosce bene, se ti dico che come te era consulente prima e adesso è broker, che è Pier Nicola Matricardi. Napoli. Grande Pier.
Allora, cominciamo con le domande facili. È giusto da parte del broker entrare nel merito delle singole situazioni o meglio un profilo più generico e senza prendere posizioni? Dipende dalla situazione. Io mi schiero. Quando bisogna schierarsi e prendere posizione, mi dispiace, ma io la prendo. Quindi anche l'essere asettico, rimanere sempre sulle sue e non schierarsi mai, non va bene. Poi qualche volta prende la posizione, ma non vuol dire uccidere nessuno, vuol dire anche magari questa volta è sbagliato, spero che la prossima volta non succeda più. Però anche rimanere sempre asettici nella vita non porta molto. Quindi anche prosegue chiedendoti, all'interno di un contesto organizzato e con anche interessi personali, interpersonali molteplici, è meglio a volte far finta di non vedere oppure fondamentale vedere subito e quindi agire subito? No, magari qualche volta faccio finta di non vedere, okay, ma non vuol dire che io non veda. Però ogni tanto bisogna anche prendere posizione, bisogna far notare l'errore. Remax è un'organizzazione bella perché c'è un codice deontologico, c'è il quality, ci sono delle regole. Poi come a volte succede, purtroppo bisogna anche cercare di dare una possibilità. Ci sono persone che sbagliano, che vengono reintegrate, però non possiamo sempre far finta di niente, altrimenti le regole non ha senso metterle. Certo. Sempre Pierre ti chiede, probabilmente visto anche la quantità dei consulenti che hai, la tua gestione del tempo, tu sei sempre disponibile oppure... Allora, questa cosa qua, io ho una mia idea, che mi porto dietro da quando facevo il consulente. E il concetto è questo, no? Facevo l'agente immobiliare, avevo dei clienti, alcuni clienti erano per volumi, per stoicità, per fedeltà, erano magari più importanti di altri, no? E quindi meritocraticamente, se quel cliente mi chiamava, io ho un cliente che era conosciuto da tutti i miei, che era il signor Farina, e quando mi chiamava il signor Farina poteva essere anche a mezzanotte. E io rispondevo al telefono, no? Ecco, questa cosa non l'ho mai cambiata. Se mi chiamano i miei consulenti, soprattutto quelli top, quelli che hanno dimostrato fedeltà, attaccamento alla maglia, avvicinamento, stoicità, io ci sono. Se hanno un problema, possono chiamarmi anche a mezzanotte. Non esiste che per parlare col broker bisogna prendere 12 appuntamenti, stop, block time, questa è follia. Per i miei migliori io ci sono sempre. Sì, anche Quindi, perché è importante che c'è il momento del bisogno. una cosa che lamentano, tornando a prima, in molti consulenti è la mancanza di presa di decisioni, la mancanza di prendere una posizione, di intervenire. È una cosa che alcuni consulenti che vengono da noi a lavorare lamentano. Questa cosa qua non succede. Io ti dico eticamente quello che è il mio pensiero, ti posso dire sbagliato, non funziona così, e possiamo anche arrivare al termine del rapporto se tu non sei d'accordo con me. E un'altra cosa fondamentale è l'esserci. Ovvio che siamo in tanti, tanti uffici, non è che se un consulente mi chiama adesso, tra un minuto posso esserci, ma se c'è un'urgenza, mi chiama alle 8 di sera, io rispondo al telefono. E questa cosa qua non si discute, nessuno mi farà cambiare idea. Ok, sì, beh, condivido anch'io, comunque sia, effettivamente. È anche, tra virgolette, ci sono gli onori e oneri, no? Comunque sia. Il mio lavoro non è un lavoro che alle 5 spegni il telefono, se no vai a fare un altro lavoro dove alle 5 spegni il telefono. Poi un'altra cosa che mi raccontavi, che ogni pranzo, tu sei sempre fuori a pranzo o con i consulenti, cioè a turno praticamente, lo sfrutti molto, sia per reclutare che anche per fare dei one-to-one, giusto? Infatti, dicevano che noi della classe siamo sempre fuori a pranzo, a cena, a fare feste. In realtà, il pranzo secondo me è un momento di lavoro. Ha molti degli accordi con alcuni professionisti, collaboratori,
sono stati presi a pranzo, è un momento per me di lavoro. Cioè, io inizio a lavorare alle 9 e finisco alle 8 e non stop. Beh, noi abbiamo firmato un contratto a tavola. Sì, quale? Più di uno, l'ultimo, sì. Sì. Beh, quello prima ne abbiamo firmato uno a Las Vegas, lì abbiamo creato. Mamma, che bello. Bello, sì. Bello. Io ogni tanto mi invento delle cose particolari quando c'è l'occasione, si vede anche l'ultima sulla barca. Marta, ma no, ma il pranzo è un bel momento, comunque è un bel momento, ci si confronta, si fanno due chiacchiere, un bicchiere di vino, cioè, insomma, adesso va bene tutto, ma è meglio firmare a pranzo che in ufficio, più triste, no? D'accordo, sono d'accordo. Sempre Pierre, carico, ecco, e ti fa un'altra domanda. Non rischi figli e figliastri, specie tra i nuovi? Ci possono nascere delle invidie? Fa parte della vita, perché con rispetto per tutti, ma ci sono, meritocraticamente, non siamo tutti uguali. Un consulente che è con me da 20 anni, che era con me nel box a Corraredo, può avere un peso specifico diverso di uno che entra domani mattina. E una persona che dimostra di fare di più, di metterci più impegno, è diverso da quello che magari ha meno interesse. È inutile che diciamo, purtroppo è così. Ci sta. Io ho anche un CDA con alcuni consulenti e faccio degli incontri una volta al mese per decidere magari su alcune tematiche dove vuoi un confronto. Basta farlo con rispetto, ma non ci vedo nulla di male. Anche in una squadra di calcio c'è il capitano, c'è il vice capitano e c'è chi è arrivato ieri, l'altro nello spogliatoio, ed arriva dagli esordienti, fa parte della vita, no? E sulla bilancia pesa di più per te la storicità o il merito economico? Chiede sempre Pier. Dipende. A volte la solicità non basta, come ho provato a interrompere rapporti con consulenti che facevano un buon fatturato. Non vuol dire, dipende dalla situazione, dipende dall'avvenimento, da chi fa che cosa e in quale situazione. Okay. Però non permetto a nessuno di ricattarmi, quindi non, ci sono, io ho delle regole, ci sono Remax Class, ha dei valori, quindi puoi essere anche il top producer, però non ti permetto di andare oltre alcune regole, alcuni valori che prevedo. Per te sono categorici? Sì. Ascoltami, allora, è arrivata un'altra domanda, adesso sto un attimo controllando... allora, Francesca Crema, broker manager, ti dico anche dove, Vigonza, provincia di Padova, eccola qua. Gentile Raffaele, da neobroker ti chiedo, come curi le competenze dei tuoi consulenti? Metti dei paletti o delle competenze minime al momento del reclutamento o recluti anche dei fuori settore, in questo caso che percorso fai svolgere? Allora, nessuno di noi, parto dal presupposto che nessuno di noi nasce come agente immobiliare patentato, no? Chiunque fa questo lavoro, poi strada facendo, se è il suo lavoro fa il patentino oppure fa il patentino prima, in ogni caso non nasce col patentino. Quindi tendenzialmente io do la possibilità di avvicinarsi al settore, il paletto che metto è sull'onestà, sul rispetto, sulla condivisione, non sulle competenze. Le competenze si possono acquisire. Poi, strada facendo, vediamo insieme quali sono le possibilità. È ovvio che una persona che arriva oggi senza patentino da fuori settore non può pensare di andare all'85%, ecco, per il piano massimo di Remax. Però, purtroppo, la qualità passa dalla quantità. Le persone, finché non entrano in contatto con te, non le conosci mai, puoi fare colloqui bellissimi con persone che poi si rendono poco utili all'azienda, e invece fare colloqui con persone a cui non daresti una lira e poi diventano stelle del mercato immobiliare. Non lo possiamo sapere prima, ecco, non è una scusa, ma tendenzialmente il paletto mio è sull'onestà. Io voglio solo persone oneste, trasparenti, etiche,
Poi nella vita si può sbagliare, si può anche perdonare qualcuno, però la seconda volta sei fuori, ecco. Questo te lo chiedo io. Nel caso, quindi, tu dovessi reclutare un fuori settore, a parte queste caratteristiche, gli metti anche un paletto minimo per conseguire il patentino? Cioè, gli dici, ok, se ti piace, però sappi che... Diciamo che entro un anno, però fuori settore gli metto anche un tutor. Quindi gli metto una persona esperta che quotidianamente lo affianca negli appuntamenti, lo affianca sul campo e che gli dà la possibilità di crescere. Devo dire la verità, ho tante persone in class che sono a disposizione della squadra, del team, e con umiltà proprio ogni giorno danno una mano al collega. Proprio siamo un bel gruppo per quello. Anche se il nostro è un lavoro individuale, ognuno segue i propri clienti, ma il valore umano ed etico è molto alto, quindi ho persone che si prestano proprio a questo. Se non fosse per loro, la mia crescita non sarebbe stata così rapida, ecco. Ti ringrazio anche Pier, non metto limiti, non dico se non prendi due incarichi vai via, o se non fai tot fatturato ti mando via. Alcune persone hanno bisogno di più tempo, ho diversi consulenti che magari il primo anno hanno fatto zero ed oggi sono top producer. È vero. No, è vero, condivido, infatti ne conosco anch'io tante di storie che magari per 6 mesi hanno fatto fatica, poi dopo sono andati. Pier, ti ringrazio, sempre più fiero di aver iniziato seguendo te. E Antonello Carettu, fai complimenti a Pier per le domande. Non lo sa, però Pier, Carettu, Andrea Rossi, sono tutte persone che io ho seguito nei tutoring quando Remax Italia ci dava la possibilità. Adesso non è che Remax Italia non ce la dà, ma adesso col Covid le regole sono cambiate, ma io sono sempre stato a disposizione dell'azienda e questi broker da tutta Italia stavano con me 2 o 3 giorni per fare il tutoring, quindi sono un po' i miei discepoli e se loro hanno successo io godo come un riccio, guarda. Tu sei come il maestro Pirlo che mi dà l'assist, perché io ti sto già per fare la domanda e tu tac, dopo vado io rete. Hai accennato il tutoring, volevo appunto parlare che tu fai tutoring ai nostri neobroker. Che cos'è? Perché mi pare che in queste puntate abbiamo avuto ancora parlare. In pratica chi si affilia a Remax fa una parte di formazione in aula, logicamente poi dopo c'è un passaggio, quindi si va a mettere sul campo quello che si è imparato in aula. In che modo? Andando da uno dei tanti tutor in Remax che mette a disposizione la sua esperienza, le sue competenze, e si sta con lui a contatto 2 o 3 giorni, giusto? Ti puoi raccontare un po' a cosa serve, cosa funziona, come funziona, cosa fate fondamentalmente con i nuovi broker che stanno allora con te? Nel tutoring, per come lo facevo io, erano 2-3 giorni dove io incontravo, dove i broker da tutta Italia venivano nel mio ufficio e stavano con me, con la mia assistente d'ufficio e con la mia recruiter proprio per 2 o 3 giorni, quindi prendevano proprio l'albergo, la camera e stavano 2 o 3 giorni a Roma, 2 o 3 giorni a Milano. In questi 3 giorni al mio fianco facevano proprio, vedevamo tutta l'attività di formazione, di reclutamento, di marketing, qualche volta assistevano anche a dei colloqui che avevo in presenza di prospect, e li facevo vedere tutta l'organizzazione, giravamo per gli uffici, gli davo la lista dei fornitori, e ci confrontavamo sulle varie tematiche, e quindi erano 3 giorni, diciamo, fianco a fianco, al mio fianco per quello che era l'attività che sarebbe stato. E qui ovviamente senza veli io mi sono sempre confrontato con la massima trasparenza. Poi andavamo a pranzo insieme in quei 3 giorni, perché ovviamente il pranzo non può mancare, e anche lì tra un bicchiere di vino ci confortavamo, ci confrontavamo sulle tematiche. Io devo dire che per me, a parte un'occasione di conoscenza di nuovi colleghi, ma anche io ho imparato molto da questa iniziativa, quindi ringrazio anche Remax Italia per questa opportunità. Tanti di quelli che ho seguito nel tutoring adesso stanno facendo grandi cose, vedo Nicole, vedo Persia, vedo Matricardi a Brescia, stanno facendo grandi cose, anzi saluto Ludovico e Francesco,
è un Careddu meraviglioso, Firenze anche loro bravissimi, però è stata, ecco, una bella iniziativa, ne avrò fatti più di 20 e sono contentissimo. Spero che si possa tornare presto a riprendere questa iniziativa, perché la ricchezza di Remax è collettiva. Ah sì, vado a ricercare una domanda nel frattempo, perché stiamo un po' arrivando sul finale, che me l'ero persa prima, ma mi piaceva perché sono curioso, no? Che non mi ricordo chi l'ha fatta, aspetta, ecco qua, Antonello Careddu, aspetta, eccola qua, tacchete. Raffaele, racconta l'aneddoto del limone che ti raccontò il presidente. C'è una cosa che puoi raccontare o no? Sì, sì, lo racconto. Allora, non sono tutte rose e fiori, no? Perché il mio percorso è stato comunque influenzato da alti e bassi. I primi anni della mia avventura da broker, un giorno feci un foglio di Word, andai in sede a parlare col presidente perché non ero contento di come Remax stava sviluppando l'attività, la formazione, mi lamentavo della poca pubblicità. Allora andai dal presidente e dicevo: Dario, Remax non funziona, perché manca qui, perché manca lì, perché qua non fate... insomma, non avevo capito che in realtà il problema non era Remax Italia, ma non stavo facendo l'attività. E allora Dario mi disse: vedi Raffaele, prendi un limone, tu hai spremuto, è uscita qualche goccia, ecco, tu pensi, cioè, che Remax sia quello, in realtà Remax è molto di più, cioè tu spremi, c'è ancora molto succo, e tu fai così, continua a reclutare, non ti è? E in effetti Dario aveva ragione, quindi ho quadruplicato il fatturato, avevo un ufficio, ne ho 6, eravamo in 20, siamo in 120, ecco, tanti danno la colpa a Remax, è sempre attuale questa cosa, in 20 anni di Remax l'ho sentita 1000 volte, franchising, dovrebbe fare, Remax ti dà delle indicazioni, ti dà strategia, formazione, tecnologia, ma poi sei tu che sei in campo, no? Quindi dipende da te, non dipende dagli altri. Vero, comunque, vero. Ho avuto... Bella, mi piace, è piaciuta anche a me la parabola. Ma Dario è bestiale, perché ogni volta c'è sempre una pillola che c'è da segnare. Sì, sì. Anzi, sì. Adesso ti racconto un aneddoto io. Quando eravamo ancora da Grate, una volta firmato i contratti, andavamo sempre lì a pranzo, se ti ricordi, con il ristorante. Sì, sì. E con i nuovi broker, e veramente ogni volta che parlava io avevo sul telefonino le note, e ogni volta dava sempre una frase, me la segnavo, purtroppo le ho perse, ma sì, perché vabbè, la sua esperienza, la sua visione veramente ti porta sempre a... Certo, ma perché siamo l'essere umano è portato sempre a trovare scuse, a dare la colpa ad altri, oggi è colpa del tempo, domani è colpa dell'altro, In realtà, da imprenditore, se ci si assume la propria responsabilità, nel bene o nel male, dipende da noi, non dipende da Remax. È vero. Adesso Nicoletto dice che lui e Francesca Crema ti vogliono come tutor. Quando sarà possibile, perché non amo molto lo strumento telematico. Sì, facciamo riunioni, usiamo Zoom, è quello che vuoi, però dal vivo è dal vivo. Confermo. E Pier condivide il concetto del tutoring dicendo: continuati nel tempo con le telefonate, gli incontri, vari suggerimenti, consigli, confidenze. Il tutto è un passo fondamentale per la crescita di un broker. E questo, secondo me, ha ragione Pier, condivido. Importante non farlo nella propria area di riferimento, bensì con un broker nel quale si depone fiducia e stima reciproca. Quindi anche al di fuori della propria zona. Quindi andare a vedere effettivamente chi sta facendo bene, ma anche in altre zone, per poter imparare e apprendere. Ma perché è ovvio, no? Siamo colleghi, ma qualche volta siamo anche concorrenti, quindi il suggerimento è proprio di farlo al di fuori, no? Quindi se da me vengono tutor di altre province, di altre regioni, sono molto più contento. Con il mio vicino di casa, sai, non sempre il segreto, lo condividi più volentieri, no? Con un collega. Però poi, quando termino il tutor... anzi, ne approfitto per salutare anche tutti gli altri che hanno fatto il tutoring con me,
Resto in contatto, ci sentiamo per un consiglio, quindi assolutamente a piena disposizione per i colleghi. Ci confrontiamo. Certo, ma devi inviare qualche file a Antonello Coreddu? Ma può essere, ogni tanto condivido, Ok. quindi sì, può essere. Ascoltami, sono arrivati tanti complimenti che piano piano te li ho fatti leggere. Io ti faccio l'ultima domanda perché ormai ti ho detto che fino alle 3 ti rompevo, ormai ci Ma siamo. io non ho problemi, Ti ancora, ringrazio. quindi tranquillo. Ascolta, avevamo detto, o meno, ho anticipato nei vari post che a soli 35 anni avevi preso l'ambito riconoscimento di broker dell'anno, Sì. Remax. Ti sei mai chiesto cosa ho fatto per meritarmelo e soprattutto ti sei dato una risposta? No, però ti posso dire questo, guarda, Qualcuno ti ha detto perché? è una cosa che non dico spesso e non dico volentieri, ma visto che ti reputo un amico e oggi, va bene, è un'occasione speciale, Grazie. quello che mi dà più gioia in assoluto è quando ricevi messaggi come è successo ieri o l'altro ieri, da a me succede spesso da alcuni consulenti che ti ringraziano per quello che stai facendo per loro, per come le hai cambiato la vita, perché sono contenti, perché grazie per quello che stai facendo, che fai per me, per quello che mi hai dato, è merito tuo se ho fatto questo, se ho una carriera, se ho avuto successo, e questi messaggi mi riempiono il cuore, quindi è una cosa che non ha prezzo, non è quantificabile. Quindi sicuramente ho fatto qualcosa di buono, ecco. Però al di là dei premi, delle targhe, dei riconoscimenti, credo comunque che Remax sia molto di più. Sì, diciamo sempre che alla fine Remax è un network di fatto di persone. Quindi, come noi vogliamo il bene dei nostri affiliati, che naturalmente sono i broker e i consulenti, ma voi stessi broker volete il bene dei vostri. Luca, ti faccio una domanda io a te. Aia. Ma quando sei a Las Vegas e 5-6 mila persone si alzano in piedi per Peyton Manning o per il fondatore, ma come fai a spiegarglielo a chi non ha mai preso l'aereo? Come fai a spiegarglielo? È vero, è vero. Guarda, mi è capitato, l'ho detto ad Annika Bresciani, che però lei è in Remax da 3-4 anni, e non mi ricordo con chi, non mi ricordo se è stato Giovanni Cantù o qualcun altro, che mi diceva, vado a Las Vegas, non ci sono mai stato prima. A entrambi ho detto, lì veramente vi renderete conto di che cos'è Remax. Lo si percepisce a parole, ma a Las Vegas, quando vedi quelle persone, quando vedi alzarsi l'Iniger, insomma, lì veramente percepisci in che gruppo siamo. Non puoi capire, non puoi farglielo capire. È vero, è vero. Tanta roba. Poi ce la siamo spassata, a Las Vegas, bello. Speriamo di riprendere quanto prima. L'anno prossimo la vedo dura, Stai purtroppo. scherzando? Gli ho detto ai miei consulenti che l'anno prossimo io vado a Las Vegas, perché voglio vedere se la fanno la convention. Eh sì, Cioè, magari. magari non arriva l'email, ma la Magari. adesso. Oppure la vogliono fare più contenuta. Oppure voglio vedere se la fanno Beh. o no. Vabbè, al massimo ci organizziamo, perché magari altri ci credono, se siamo in due, magari sì. L'anno scorso ho prenotato il biglietto a luglio con Paolo Caputo. Grande Paolino. Da qualche parte c'era, ti aveva mandato. Eccolo qua. Ti aveva mandato il braccino. Ascoltami, ti saluta, ti fa i complimenti, Giuseppe di Troia. Mio amico anche lui è stato da me a trovarmi, è un grande amico mio, Napoli. Poi Chiara Anna Guaglione, Chiara, Padova. sì, ecco, Pier dice: Bravo Luca, a Vegas capisci veramente cosa sia Remax, è vero. E io. Sono andato a Las Vegas al sesto o settimo anno di Remax. Quindi
Quindi io stesso l'ho avuto, ho detto, mamma mia, non pensavo così. Quando ti trovi in un palazzetto con 7.000 persone e le incontri, fai formazione. Sì, ma poi confronto la formazione, il livello, cioè non c'è nulla paragonabile. Rossano Cancellara, grande, lui vede, ha dato l'ok, si vede il nome, la foto. È stato una qualità professionale ed umana. Un saluto a tutti da Savona, Matteo Santi, Verona. Ciao Raffaele, grandi complimenti. Nel frattempo abbiamo anche trovato la risposta ai file che diceva Antonello. Ho una penna ricca di file presi durante il tutoring che non cambierei nemmeno per 20.000 euro. Sì, Antonello è uno di quei tutoring che mi ha dato maggiore soddisfazione. Grazie. Tanti, ma devo dire la verità, questa azienda è fatta veramente di belle persone. Sì, sì. E beh, Pier, 6 volte nei primi anni ha fatto Pier. Beh, Pier ormai è un... non c'è Vega se non c'è Pier. No, assolutamente, non si può non andare. Io me lo sono imposto ogni anno. È vero, è vero. Anzi, porto i migliori consulenti ogni anno. Poi tornare con la valigia qualcosina non è male. Ringrazierò sempre Paola Virginia Villa per avermi dato l'opportunità di poter incontrare Raffaele e vedere da vicino il suo lavoro. Giuseppe di Troia. Grande Giuseppe. Raffaele, io ti ringrazio. Chiudiamo con qualche soliti, tra virgolette, a parte i saluti finali, ma obiettivi? Ma adesso il progetto è di sviluppo su Milano e adesso, avendo aperto la 6ª agenzia, diciamo nel Basso Varesotto, tra Olgiate e Busto, l'idea è di non fermarci e fare qualcosa di bello su Milano e magari qualche altro ufficio stiamo cercando, vediamo. Ma l'obiettivo principale è di mettere con me i migliori agenti e creare un ambiente sereno e far star bene le persone che lavorano in classe. È arrivato un messaggio sul finale. Allora, Rita Gargani, new broker su Empoli. Non si diventa bisceglia per caso. Grazie Raffaele, sei di continua ispirazione e insegnamento. Grazie Luca per darci l'opportunità di conoscere questi grandi professionisti e condividere la loro esperienza. Ti aspetto a Milano, grazie per le belle parole. E a me fa piacere che questo format piaccia, perché io dico sempre, è bello condividere le esperienze, sì. Si cresce prima e ci si migliora. Quindi è bello grazie imparare. A Luca e sempre a tutto lo staff di Remax Italia che ha reso comunque possibile questo, lo sviluppo, la formazione, IBD, Ilaria, Dario, siamo una squadra e ovviamente senza tutto questo non ci sarebbe classe e tutto il resto. Quindi sempre quando chiama l'azienda io sono sempre devoto. Ottimo, arriva Rita. Raffa, grazie ancora, grazie mille. Buona giornata. Ci sentiamo, fammi sapere quando apri le serrande di Oggiate, che voglio venire a vedere l'agenzia. Ok, a presto. Buona giornata a tutti. Io vi aspetto giovedì prossimo, solito appuntamento. Scendiamo un po', cominciamo a arrivare, andiamo a Roma. Settimana prossima saremo con Alfredo Casarelli, anche lui un broker storico di Remax. Tra l'altro lui gestisce anche un'agenzia collection. Vi parleremo, vi racconteremo anche che cos'è un'agenzia collection. Quindi se vi è piaciuta, come sempre dico, se vi è piaciuta questa live, mettete mi piace in modo tale e fate sì che magari per vederla anche i vostri amici o colleghi possano vederla iscrivendosi al gruppo. Grazie ancora a tutti, grazie a te Raffaele, una buona giornata. Un abbraccio, buona giornata. Ciao caro.